Massimo Medugno, Federazione Carta e Grafica, un momento particolare, quello che sta vivendo il comparto che rappresenta, Caro Energia, in cartiere che rallentano o fermano la loro attività. E in queste settimane, dal dibattito generale è emersa anche la vostra posizione rispetto al tema export. Secondo voi le regole sulle spedizioni di rifiuti andrebbero riviste? Perché? Le aziende europee e italiane sono assoggettate a una serie di regolamentazioni ambientali, economiche, importanti e rilevanti. Sicuramente l'Europa, oltre a essere, diciamo, dal punto di vista cumulativo, il secondo produttore di carta a livello mondiale, è anche il luogo in cui la carta si produce meglio, insomma, con maggiore attenzione agli standard. Per cui questo è il primo aspetto diciamo, un po' da verificare. Detto questo, se noi, e questo lo è in questo momento particolare, può diventare un aspetto particolarmente, diciamo, importante. Se noi, diciamo, non andiamo a verificare che chi ricicla i materiali raccolti in Europa, selezionati in Europa, lo faccia con le stesse regole con cui li facciamo noi europei, beh, c'è il rischio di un dumping ambientale. Ma questo sta già scritto nelle regole, in alcune regole che stanno nel regolamento 1013. Se il nuovo regolamento va in questa direzione, lo fa e va coerentemente in questa direzione, a noi sembra che sia appunto in linea con l'obiettivo di costruire l'economia circolare in Europa. Altro argomento spesso oggetto del contendere fra un anello e l'altro della filiera è il concetto di end of waste e quello di rifiuto. Secondo lei, la materia prima seconda, end of waste, che è un prodotto, deve sottostare alle stesse regole dei rifiuti? No, se abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto per tirarlo fuori dai rifiuti, è chiaro che l'end of waste non è più rifiuto, end of waste, fine del rifiuto. Però, diciamo, non possiamo non considerare un fatto che l'end of waste non è il fine, ma è lo strumento a sua volta. Cioè, voglio dire, non è che noi pensiamo di aver raggiunto l'obiettivo finale con la produzione dell'end of waste e quindi, sebbene quel materiale non sia più rifiuto, esso comunque è strumentale al raggiungimento degli obiettivi di riciclo. Non li raggiungiamo riciclando dei rifiuti direttamente? No, evidentemente, lo raggiungiamo evidentemente utilizzando end of waste, cioè qualcosa che era un rifiuto, non lo è più, ma che comunque parte dal rifiuto e per essere, diciamo, totalmente valorizzato deve essere riprocessato nell'impianto industriale. Quindi, da quel punto di vista non possiamo dire che l'end waste deve seguire le stesse regole del rifiuto. No, assolutamente no. Che però, diciamo, guardi al punto di valorizzazione finale, cioè la cartiera, agli standard di cartiera, questo sì, perché anche questo diventa un discorso competitivo. Rispetto ai contenuti minimi di materia riciclata a livello europeo, voi siete d'accordo o no? Il contenuto minimo di materiale riciclato ci sembra una indicazione un po' aprioristica, nel senso che come settore, come filiera, ci stiamo un po' preoccupando di, come dire, di elaborare e di individuare i criteri perché certi materiali siano considerati riciclabili, quindi non contrari all'imposizione del contenuto di riciclato, ma che questo sia lo strumento per raggiungere l'economia circolare, per raggiungere gli obiettivi di riciclo, questo ci sembra un po', non ci sembra la condizione sine qua non, insomma. L'importante è avere dei materiali che abbiano delle caratteristiche e che abbiano delle performance, perché la scelta del materiale, in qualche modo, la scelta della carta, per esempio, un materiale a caso, è dovuta al fatto che è rinnovabile, riciclabile e riciclato. Quindi, come dire, è una scelta che uno in qualche modo fa a priori, quando la compra, quando l'acquista, quando la sceglie per fare un imballaggio.